Ciao fans della WWE, io sono MaxisAwesome92 e oggi recensirò per voi questo pay-per-view. Money in the Bank. WWE Money in the Bank 2017, svolto il 18 giugno del 2017 allo Scott Trade Center di St. Louis in Missouri. Unica edizione affidata solo e soltanto al roster di SmackDown, quindi valigette data ad un solo roster. Scelta strana, ma in quel periodo entrò di prepotenza in vigore la brand extension, con eventi a tema esclusivi. Senza farvi troppi spoiler, questo aspetto è andato a minare seriamente la buona riuscita dello spettacolo, senza poi contare quanto lo show blu fosse in rovinosa caduta libera una volta superata WrestleMania 33. Questo è WWE Money in the Bank 2017. L'opener della serata è il primo dei due ladder match, quello femminile tra Charlotte Flair, Becky Lynch, Tamina, Natalia e Carmella. Senza dubbio uno degli aspetti più intriganti dell'intera serata, la prima valigetta del roster femminile. Fu il commissioner Shane McMahon in persona ad annunciarne la disputa in puntata a SmackDown e tra tutte le partecipanti si percepì un forte senso d'orgoglio, ulteriore conquista della Women's Evolution. This is historic. Now the question is, which one of you women will be holding this in her clutches. E piccolo sondaggio, sono l'unica a considerare la valigetta delle ragazze molto più bella di quella degli uomini. Bianca è meglio che verde, è molto più elegante. Sfortunatamente l'incontro non tiene fede alle incredibili aspettative, non riesce ad essere un evento storico. Prima di allora in WWE le ragazze non lottarono mai nemmeno un ladder match, questo è il primo. Eppure apprezzandone la dedizione, l'impegno, passi anche l'emozione, vennero a galla tutti i problemi del caso. Le ragazze appaiono intimorite di fronte alle scale più alte, ancora troppo lente e impacciate nell'usare un oggetto contundente così tanto ingombrante e per alcune pesante, è un ladder match molto poco fluido. Le manovre ad alta quota sono pochissime, non provano mai a salire su una scala se sono più di due. In parole povere non è esaltante, per nulla innovativo, ma a dare la mazzata finale ci pensa James Ellsworth, salito per conto di Carmella prendendo lui la valigetta lasciandola cadere in mano alla principessa di Staten Island. Nella mia testa bacata ho sempre immaginato che gliela lasciasse cadere in testa, sarebbe stato un botch di rara bellezza. Ahimè, dobbiamo convivere con questa affermazione, il primo Money in the Bank femminile è stato vinto da un uomo. Capisco di voler cavalcare l'elite per un act come quello di Carmella e del suo lacchè, ma a tutto c'è un limite. A dar fastidio infatti non fu l'opportunismo della principessa di Staten Island o il viscidume di Ellsworth, ma l'avercelo glorificato in partenza come un premio per il genere femminile e poi farlo vincere ad un uomo. Miss Money in the Bank, Carmella! Con lo stesso verdetto sarebbe bastato, che so, fare in modo che Ellsworth si caricasse sulle spalle Carmella portandosela in cima alla scala e nessuno se ne sarebbe lamentato. So you better believe I am not here for girl power, that's for damn sure. La risposta dei fan per questo finale fu talmente avvelenata e incazzata che divenne il focus per il ritorno del general manager di SmackDown Daniel Bryan, assente da diverse settimane, per ristabilire l'ordine, come rifacendo lo stesso identico ladder match con le stesse partecipanti la settimana dopo in puntata. Ecco come annullare l'importanza di una prima volta storica, ma almeno così Carmella vinse senza casini. Perché non fare direttamente così invece che complicarsi inutilmente la vita? Nel backstage viene intervistata Lana, che così, de botto di punto in bianco, torna ad utilizzare il suo accento russo. The land of opportunity is going to be ruled by the one and only ravishing SmackDown Women's Champion. Ricordate che provarono ad americanizzarla un paio di volte, ma alla fine si tornava sempre dalla grande madre Russia. Il secondo match della serata è quello con in palio i titoli di coppia tra i campioni Usos e gli sfidanti il New Day. I due tag team si affrontarono già prima e si incrociarono in diverse occasioni in scontri a più coppie, ma questo incontro nello specifico diede il via alla loro brillante serie nell'arco di tutta l'estate del 2017. Anche se ho notato una cosa, è il più dimenticato dai fan, anzi molti credono che sia stata una trilogia. Sì, Battleground, SummerSlam e Hell in a Cell, Money in the Bank non viene mai calcolato. E non è neanche difficile capire il perché, quello di Battleground è l'unica cosa bella di quell'aborto di pay-per-view, quello di SummerSlam è probabilmente uno dei migliori match mai avvenuti in un qualsiasi kick-off, e quello di Hell in a Cell è la grande conclusione, almeno per quei tempi pareva la grande conclusione. No, seriamente, è una grande battaglia, dura, sentita, ottima vetrina per la potenzialità della divisione di coppia. Mentre questo di Money in the Bank è accettabile, sufficiente anche se danneggiato dal finale.
Era già visibile la loro incredibile alchimia, ma è evidente come non abbiano voluto scoprire troppe carte. Fanno il giusto, senza strafare troppo, in modo da tenersi un po' di cartucce, quelle migliori per le rivincite. Ma come detto, tutto va a rovinarsi un po' negli ultimi frangenti, dapprima con Big E che non riesce ad afferrare al volo Jay, con non poca fatica riesce comunque ad eseguire la sua Big Ending e tentare lo schienamento. Il salvataggio di Jimmy francamente andrebbe rivisto alla moviola, sembra che l'arbitro batta al conto di tre. Ciò che conta è che gli Usos, una volta ripresi, si riprendono le cinture e si lasciano contare fuori ring. Decidono consciamente di farsi sconfiggere per countout, sapendo però di mantenere i titoli di coppia. E il conteggio dell'arbitro è talmente rapido che già al 2 capiamo che questo sarà il finale. Nessun pathos, è talmente veloce da perdere ogni importanza. Non ho altro da aggiungere se non ricordarvi che il finale per countout servì per giustificare le successive e ben migliori rivincite. Ora è la volta che Naomi difenda il suo titolo femminile di SmackDown dall'assalto della sfidante Lana. Torniamo al segmento in cui Shane McMahon annunciò la disputa del primo Money in the Bank tra donne. Si pensava che in quel ring ci fosse l'intera divisione femminile dello show blu, ma ne mancava una. Per settimane e settimane mandarono in onda delle vignette sull'imminente debutto in singolo di Lana. Non più manager al fianco di Rusev, ma abbastanza appariscente da improvvisarsi come ballerina legnosa. Provò ad iscriversi al ladder match, ma Shane O'Mac le rispose dicendo che non c'erano posti liberi. E allora la Ravishing Russian pensò bene di concentrarsi direttamente sulla cintura alla vita di Naomi. Due settimane prima del pay-per-view le costò un match a squadre, 3 contro 3, facendola schienare da Tamina. E in questo modo fu proprio la campionessa a richiedere al commissioner un match titolato per Money in the Bank. I really want to fight her. I will even put my title on the line. Quindi sì, è un incontro titolato in pay-per-view, ma era anche un grande esperimento, un banco di prova per Lana. Questo per lei sarebbe stato il suo primissimo match uno contro uno. Provarono già a farla debuttare in ring l'anno prima a WrestleMania 32 all'interno di un 6 contro 6. Incontro bello affollato, ma non è il motivo per cui non fece una bella figura, è che non è mai stata brava. Non ci si deve nemmeno sorprendere troppo, non è quello il suo ruolo e tornò subito a fare la manager. Un anno dopo ci riprova, ma lasciatemi dire quanto ci si aspettasse poco da lei, le aspettative erano bassissime. I know I'll prove all my doubters wrong. And trust me, I know that there is a lot of doubters out there. Hey. Appena entrata al pubblico intona il coro Rusev Day, questo per farvi capire le priorità dei fan all'arena. Poi ricordandoci che il marito Rusev non è nemmeno presente al pay-per-view, ci tocca sorbirci il match in questione. Considerando la poca esperienza della Ravishing Russian, è già un miracolo che non ci siano stati danni. Nessun botch assurdo e nessuna caduta pericolosa, da quel punto di vista è filato tutto liscio come l'olio. Ma non è un bel match, i limiti di Lana si vedono tutti e risulta sempre più evidente come questo non sia il suo ruolo. Anche impegnandosi non è fatta per stare sul ring e lottare in maniera competitiva, non fa per lei. L'offensiva è povera, manovre da wrestler alle prime armi in sessioni di allenamento, peccato che siamo in pay-per-view. E dopo un paio di snap suplex tira fuori una chiave articolare che sembra più una chiavica articolare. Ad un certo punto arriva Carmella lasciandoci credere che possa incassare, ma serve solo a distrarre Lana. Così facendo Naomi ne approfitta per intrappolarla nella sua sottomissione e mantenere la cintura femminile. Tecnicamente parlando sarebbe un semplice match insufficiente, ma è l'idea di provare Lana in pay-per-view, in un evento importante, che non mi va giù. Non ce n'era bisogno. Lo avessero fatta SmackDown, scenario della loro rivincita, probabilmente sarei stato un po' più buono. Avendone parlato, anche pochi giorni dopo, nello show blu, la Glow Girl sconfisse la Ravishing Russian. La sua avventura come lottatrice continuò fino a Battleground, in cui si rese protagonista di un match a 5, ma per i motivi più sbagliati, incontro brutto di per sé, ma imbruttito dal suo tremendo calcio all'aria. Motivo per lei di appendere nuovamente gli stivali al chiodo e tornare a fare la manager, anche se di Tamina. We will not stop until you become champion. Un'alleanza che non portò a nulla, anche se periodicamente la WWE ci riprovò con lei, provò di nuovo a far qualcosa con Lana come lottatrice, sino al suo licenziamento nel 2021. Approfittando di un momento di stanca dello show in cui non succede nulla, fa il suo ritorno Maria Kanellis. Ma non è da sola, al suo fianco c'è ovviamente il marito Mike Kanellis, conosciuto altrove come Mike Bennett. È sessista se dico che la preferivo quando faceva l'intervistatrice scema.
Non ho mai digerito il loro act, così smielatamente innamorati, irritanti al punto da poter funzionare, se non fosse per il fatto che Mike sul ring fosse mediocrissimo e anche chi già lo conosceva disse che, come personaggio, senza un'altra figura a cui affidarsi, come la moglie o un compagno di coppia, non funzionasse. Sparì da SmackDown dopo solo un mese perdendo contro Sami Zayn nel luglio 2017 a Battleground. Non tanto per motivi di booking o altro, dovette andare in riabilitazione e Maria rimase incinta in quel periodo. Al suo ritorno provarono a ricollocarlo tra i pesi leggeri a 205 Live, ma ci si ricorda di più per un'altra storyline. Quando nell'estate del 2019 Maria annunciò di essere nuovamente incinta, ma che Mike non fosse il padre. I'll ask Becky to impregnate me. L'identità del padre non venne mai rivelata ufficialmente, ad un certo punto dissero che fosse Rusev e la coppia finì con il litigare in siparietti backstage per il titolo 24/7 facendosi fregare entrambi da R-Truth. Anche dopo aver firmato un contratto per più anni dichiararono di voler lasciare la WWE venendo infine licenziati. Poi sì, ci fu anche il momento in cui su Twitter Maria disse di rivolere il titolo delle Divas e ci pensò Trish Stratus a zittirla. Voltiamo pagina col match con in palio il titolo WWE, il campione Jinder Mahal contro lo sfidante Randy Orton. Il Maharaja si aggiudicò la cintura soltanto un mese prima nel sorprendente main event di Backlash. Dico così non perché si creò un reale senso di stupore, la gente non reagì come alla fine della streak, per dire. La reazione fu molto diversa, roba del tipo wow, han davvero dato il titolo WWE all'indiano della FreeMB. I celebrate for my people. I celebrate for India! L'esperimento Mahal fu un indifendibile disastro, lo fu all'epoca e lo è ancor di più ora a posteriori. Raramente si è visto un tentativo di espansione ma pianificato così male, ok puntare al mercato indiano, ma il Maharaja non ebbe alcuna costruzione, passò dalle stelle alle stalle, dal giorno alla notte, senza una logica. Non solo vinse la bellezza di 7 incontri tra Raw e SmackDown nell'arco di un anno prima di sfidare la Vipera, ma alla sua incoronazione, avvenuta nel modo più sbrigativo possibile, non aveva del merchandise sullo shop. Ecco come proporre ad un'intera nazione il loro campione, senza neanche una sua maglietta da comprare. Prima di Backlash avrebbero potuto almeno fargli vincere l'Andre the Giant Memorial Battle Royale, ma evidentemente a WrestleMania 33 Vince McMahon non si era ancora messo in testa di puntare sul mercato indiano. Anche se quel periodo me lo ricordo molto bene, c'era ancora la speranza che perdesse subito il titolo. La mentalità era più o meno questa, è stato bello scherzare, ora però facciamo i seri, torniamo alla normalità. Dopo tutta la copertura mediatica c'è stata, e in India se ne è parlato, cerchiamo almeno di recuperare la cintura dal baratro. Anche perché Randy Orton giocava in casa, siamo a St. Louis, davanti al suo pubblico e per di più suo padre. Eccolo lì assieme a Ric Flair, Sgt. Slaughter, Greg Gagne, Larry Henning e Baron Von Rutschke. E mi piace pensare che a radunarli tutti sia stato Cowboy Bob pregandoli di venire a veder lottare suo figlio. Anche se a me, vedendo tutte quelle leggende in prima fila ad assistere ad un brutto match, è soltanto tornato in mente Night of Champions 2007. Considerando l'inesperienza di Lana e la sua fatica nel mettere a segno manovre che non fossero fondamentali, non lo considero il peggior incontro della serata, ma diamine quanto è stato noioso, 22 minuti interminabili. L'offensiva del Maharaja è studiata apposta per far inorridire le leggende in prima fila, come con la Figure 4, e dopo aver fatto cringeare Ric Flair ci prova anche con Cowboy Bob Orton, rubandogli il superplex, che però la Vipera non incassa e anzi, è lui ad eseguirlo con la sua solita tecnica e precisione, bravo. Tra quello e il dropkick c'è da discutere su quale mossa Randy esegua meglio, sono i suoi cavalli di battaglia. Mentre uno dei capisaldi della trilogia con Mahal è stato tentare di uccidere i fratelli Singh, una tradizione, iniziata al mese prima Backlash con la famosa quanto spaventosa caduta di testa sul tavolo di commento. Ed esattamente come nel precedente del mese prima, la distrazione di Samir e Sunil fa vincere il Maharaja. Stesso identico finale, la Vipera rientra nel ring beccandosi la Kalas di Mahal che mantiene il titolo WWE. Una trilogia così epica, scusate, così merdosa che poteva concludersi soltanto all'interno di una gabbia, il Punjabi Prison Match. Il main event di Battleground fu di gran lunga peggiore di questo, grazie anche al ritorno, del tutto indesiderato, di The Great Khali, tornato dopo anni di assenza per patriottismo indiano, credo. Boh, tanto sparì di nuovo. Il regno del Maharaja proseguì fino a novembre, mentre intanto le arene faticavano ad essere riempite. Ma sì, preoccupiamoci di vendere un campione in India quando non si riescono a vendere i biglietti per SmackDown. Per Survivor Series l'idea era di fare una sfida tra campioni, Jinder Mahal contro Brock Lesnar, ma a quanto pare la bestia si rifiutò di lavorare col Maharaja, dovendo quindi cedere la cintura a AJ Styles.
Non te l'ho mai detto, Brock, ma grazie, grazie dal profondo del cuore, non ti sarò mai grato abbastanza. Durante il pay-per-view andò in onda un video dei Breezango, una parodia di Miami Vice dal titolo Fashion Vice. Erano molto divertenti, le avventure di Fandango e Telebreeze diventarono presto un appuntamento imperdibile. Stanno ancora indagando su chi li abbia attaccati settimane fa e ricevono una misteriosa videocassetta. I loschi figuri sono chiaramente gli Ascension, che li sfida ad un match fuori programma. Era più adatto per SmackDown, considerando per quanto tempo sia durata la storia dei Fashion Files, quasi tutto l'anno, non c'era bisogno di farlo nel bel mezzo di un pay-per-view, andando ad appesantire una parte centrale a dir poco soporifera. Non scherzo ragazzi, da Lana contro Naomi al main event si muore dalla noia, è pesante. Nulla da segnalare, match tristemente modesto con un pubblico live del tutto ammutolito, silenzio glaciale. Fandango ottiene la vittoria per lui e il suo compagno grazie ad un roll-up in poco più di 5 minuti. Per un evento come Money in the Bank non raggiunge la sufficienza, mentre invece se collocati all'interno di una puntata di SmackDown forse avrebbero anche trovato un pubblico più partecipe, più coinvolto. E siamo arrivati al main event, il Money in the Bank maschile tra Kevin Owens, AJ Styles, Sami Zayn, Baron Corbin, Dolph Ziggler e Shinsuke Nakamura. Non so voi, ma io l'ho sempre inteso così, un ladder match tra tutti i migliori atleti di quel periodo di SmackDown e Baron Corbin, che penso bene di attaccare l'artista durante l'entrata mettendolo fuori combattimento per diversi minuti. Ora mi toccherà fare un po' la voce fuori dal coro, perché sia al suo annuncio che poi, a incontro accaduto, ho letto commenti esageratamente positivi, come se questo fosse il miglior Money in the Bank di sempre. Ma in tutta onestà, no, già all'epoca mi sembrò un ladder match molto normale, sì positivo e divertente, ma non il capolavoro che molti credono di aver visto. Sono certo che avrete un ricordo fin troppo idilliaco, fin troppo romanzato di quello che è realmente. Provate a rivederlo a mente lucida e poi ditemi. Il pregio più grande non sono neanche gli spot o le manovre, ma il booking è gestito molto bene. Bisogna sempre sospendere un po' troppo la sospensione dell'incredulità con Corbin in cima alla scala, ma il ritorno di Nakamura e successivo faccia a faccia con Styles ha indiavolato la folla, che bel momento. Così facendo il giapponese è ancora presentato come un qualcosa di speciale e protetto nella sconfitta. L'artista ed il fenomenale che iniziano a colpirsi richiamando il loro scontro di Wrestle Kingdom è oro. Un vero peccato che la faida, a quei tempi tanto sognata e desiderata, si sia poi rivelata una cocente delusione. In ogni caso, approfittando del loro scontro, è il Lone Wolf ad approfittare salendo in cima alla scala. Baron Corbin stacca la valigetta dal gancio, diventando il Mr. Money in the Bank del 2017. Battuta a parte sul fatto che fosse il più scarso del gruppo, la sua vittoria era abbastanza scontata. A WrestleMania fallì l'assalto al titolo intercontinentale di Dean Ambrose, ma c'erano altri piani per lui. Lo stavano chiaramente costruendo, solo che il suo si rivelò essere uno dei peggiori incassi della valigetta. Che figura di merda, ma il motivo dietro la sua sconfitta è molto più affascinante dell'incasso in sé. In pratica Corbin litigò su Twitter con un soldato e sapete quanto la WWE tenga alle truppe americane. Ecco perché si preferì fargli perdere il Money in the Bank come un fesso, venendo poi sconfitta a SummerSlam da John Cena, e quel match forse ancor più dell'incasso fallito è da intendersi come un seppellimento. Ora a posteriori sappiamo che Baron Corbin si sia ripreso anche bene, è comunque un validissimo cattivo. Anzi, le sue vittorie più importanti ottenute in carriera, come contro Roman Reigns, per esempio, fanno pensare che in fondo non sia mai stato danneggiato in alcun modo dalla perdita della valigetta. La WWE stessa lo considera ancora un solidissimo asset, un heel adatto a molteplici e svariate occasioni, ma di certo, almeno per ora, quel flop gli impedì di aggiungere al curriculum un titolo mondiale. Questo era WWE Money in the Bank 2017. SmackDown Live non è più il bel posto che ricordavo. Un uomo che vince la prima valigetta femminile, Jinder Mahal, campione WWE, è una povertà disarmante. Il main event, non fantastico quanto si creda, ma comunque buono, non basta a salvare l'intera serata. È un evento sciatto che funge da antipasto agli orrori che si sarebbero scatenati il mese dopo a Battleground. Ed è triste dire così di un evento storicamente piacevole come Money in the Bank. Quella del 2017 è facilmente una delle peggiori edizioni, sperando che quest'anno il livello si alzi un tantino.
Le attese non mancano e quantomeno sono sicuro di divertirmi grazie al clima di Londra e di godermelo vedendolo comodamente in prima serata. Infatti, per la consueta live reaction, saremo in diretta su questo canale sabato 1 luglio a partire dalle 20 in punto per seguire tutto Money in the Bank 2023. Quindi, se anche voi vorrete seguire l'evento in diretta e in compagnia, ad un orario così comodo non potete dire di no, sapete cosa fare. Voi invece cosa ne pensate di WWE Money in the Bank 2017? Fatemelo sapere con un commento qua sotto. Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento ad una mia prossima recensione.